Olè, eccoci qua, ben trovati su Monster Hunter Stories. Torniamo dopo un po' di tempo a giocare questo titolo. Allora, cosa ho da fare? Io devo andare dentro a Vulcano, ma prima ho delle uova da fare schiudere. Let's go, Ski! Ho fatto un po' di missioni secondarie per sempre aumentare il livello. E vabbè, tu stai buono. Vediamo questo. Ho preso qualcosa di raro, ne sono sicuro. Non è un buldrone comunque sia, non mi pare ce l'avevo, però una mount potrebbe essere sempre comoda. Qualcosa di raro ce l'ho. Ecco, uno Yankut Q blu, sì, perché l'ho sfidato e l'ho battuto. Ho fatto anche la missione secondaria del Capitano Viola. E il Gipseros, o Gipseros. Ora che abbiamo anche il Rata in squadra, io mi sento invincibile. Anche se in realtà mi sa che prenderò schiaffi a destra e a sinistra. Parlando con un Felin che vendeva roba, un mercante, ho preso una botte esplosiva che penso userò proprio oggi. O meglio, vorrei usarla contro un felino di quelli che stanno dentro le botti. Però vediamo. Possiamo arrivare a sentire della miniera dalla cima dei burroni, forza! Andiamo al sentiero della miniera allora, sono prontissimo. Un déjà vu, ho già visto questo posto, potrei ricordarmi qualcosa se ci avviciniamo un po' di più. Sì, guarda, io mi avvicinerei però in groppa al mio Yankut Q, eh. Quindi questa è l'uscitas, ok, siamo ben addentrati. Ok, questo che vuole. Non ci ho proprio fatto caso perché ho combattuto davvero con molta svogliatezza questa lotta, devo dire. Però mi pare che diano dei buoni punti, dei buoni punti esperienza. Quindi magari un piccolo scontro ce lo facciamo. Possiamo proseguire ora. Mi sembra di aver... non c'è altro, di aver fatto cosa. Non ho fatto niente se non qualche punto esperienza. Ma voglio ancora arrivare nel fondo della grotta. Oh, attenzione. Mostro nuovo? È nuovo questo? Mi pare di sì. Ah, Slug. Ah, perché è Bruno. Ok. Attacco il Banabra rosso qui perché almeno... Beh, 1500 punti esperienza a lotta non sono male. Qui dentro si potrebbe farmare bene. Sì signore si può farmare bene. Vedo molte strade, una era bloccata, quindi penso che andrò di qua. Ho visto che c'era un conciu rosso, ma non intendo affrontarlo ora. Ah, ok. Wow ragazzi, pieno. Di qua è bloccato. Questo che vuole, questo che salta, cosa vuoi? Yoprei, torno io Yoprei. Yomino. Penso che andrò di qua. Sì, tutto il resto è bloccato, quindi qui dovrebbe essere la strada corretta. Anche se potevo continuare a esplorare di là, questo c'è da riconoscerlo. Vedo molti tesori, che belli questi tesori. Mi piacerebbe anche ripulire tutto quanto lo schifo che c'è qui. Questa... ah, questa si può rompere? Ok, sì, però c'è sempre il nemico lì. E qui cosa ci sarà mai? Ah, ah. Oi, 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 oi. Mostro cattivo, mostro cattivo. Aiuto. Però mostro cattivo che fa? Io ho paura di questo qui. Protegge quello, protegge. Ah, per poco non ci arrivavo.
Che roba è? Un Basarios. Mi fa paura, eh. Valori tecnica? Non lo so. Gas velenoso. Non so sinceramente cosa. Non lo conosco, non so cosa fargli. E mi ha avvelenato, ovviamente. Certo, Mosty, fagli un po' una frusta, per favore. Io mi devo curare con gli antidoti che ho quasi finito. Quindi qua dentro ci avvelenano, insomma. Vabbè. Ok, non è troppo difficile. Non sembra troppo difficile. Basta che non mi avveleni e stiamo a posto, amico. Ok, legame livello 2, vai con l'abilità legame. Ah, ci picchia. Speriamo di fargli qualcosa. Wow, non è bastato. Beh, me l'aspettavo però, eh. Ustione, quanta roba c'ha ustione, veleno e cose. Oh, amico mio, ruota, 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 ruota. Io con sto veleno. Oh, perfetto, dai che ci carichiamo. Legame. E a terra. Oh, abilità legame. Let's go. Dai, 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 dai. 311. Oh, yeah. Grande, Barios sconfitto. Oh, saliamo di livello. Che bello. Questo mi sa che posso costruire nuove armi grazie a questo che ho preso, che ho sconfitto ora. Ho preso Dragonite, bene, no, è Dragonite. Non so perché, però Dragonite è più logico. Che cosa c'è qui? Non si può andare? Boh, proseguiamo per la strada, dai. Prima o poi arriveremo al posto per il quale dobbiamo arrivare, no? Ah, sì, c'è anche il puntatore lì, dai. Oh. Guarda qui che roba. Ehi, Link, con questo dovremmo arrivare a piano inferiore. Sì. Sì, sì, sì. Penso che sia un ascensore, quindi hai proprio ragione, amico mio. Sai com'è, no? Me ne sono accorto io da solo. Ah, devo scendere per proprio salire. Vabbè, ok. Sì, potevano anche mettere che andavi, si azionava il pulsante e scendevi, però... Ognuno lo fa come vuole. Oh, perfetto. Allora, vado a comprarmi un po' di cure, perché sennò ci rimango qua. Ho comprato l'armatura del Basarios, che è molto più forte, mi protegge molto di più. E anche Soffio di Basarios, che è abbastanza forte. È quasi forte, è più forte della Mascellama Tigre, però...
No, ma anche di poco, basta che è più forte. E siamo pronti allora a scoprire cosa si cela nelle profondità di sto posto? Devo andare in giù, ma scusami tanto, no. No, non vorrei dire, però tutte ste strade io devo proprio andare a... Sì, devo proprio andare a prendere quella che mi porta... per forza, sì, perché sono tutte quante chiuse le altre. Non so se si sbloccheranno poi più avanti nel gioco, ma... Per ora andiamo qua. Altri nemici che saltellano. Non li voglio affrontare questi, mi sono fastidiosi. Aspetta, di qua è la strada giusta, mannaggia. Ma poi io anche che ci provo, la strada è chiusa. Bomba ai porcini, che roba è? Dovevo fare una bomba ai porcini. Ah, è un obiettivo, ma non era la missione. E cambio così, tutto strano. Fa caldo, ma perché? È colpa di quella lava laggiù. Per mille code ci credo che fa caldo. Dobbiamo prepararci come si deve per proteggerci dal caldo. Nelle caverne dove c'è la lava soffri il caldo e ciò può farti saltare il turno in battaglia. Evita il problema portando, portando un mosti abituato al caldo o usando una bruma fresca. Beh, Yankut Ku mi sa che è abituato al caldo. Boh, non mi sembra tanto al caldo il mio personaggio, a vederlo così. Però magari poi quando affronti in battaglia alcuni mostri magari ti dice che effettivamente è troppo caldo. Oppure in montagna, nelle valli gelate ha troppo freddo, quindi non può muoversi. Vediamo come va. Non credo che però col boss del posto ci dà problemi, Voglio sperare che sia così. Oh, attenzione, è là che devo andare. Però di qua c'è il tesoro. Il mio tesoro. Poi... Null'altro perché, beh, sì, però... Il problema è solo uno. Ah, devo prendere sto posto qua prima. Sembra che questo carrello ci porterà a sentire della miniera. Avanti, salta su. Sì, già l'ho preso fuori città l'altra volta, quindi... So come funziona. Olè, vai. Saltiamo anche come Donkey Kong? O non saltiamo affatto qui? Ma qui facciamo solo il giro panoramico. Oi oi. Ok, ok, ok. Abbiamo fatto, sì, il giro, però il ponte rotto. A me non mi piace il ponte rotto. Perché è così brutto? Allora, io eviterei scontri inutili e andrei direttamente al punto di interesse che è questo sotto, del quale stavo già andando. Però, se posso esplorare a mio piacimento... Ma c'è uno di quei cosi che blocca il cammino? Non fare caso, non fare caso a me. Ma ragazzi, a me pare un mosti questo, boh, non lo so. Questo non è lo stesso macigno che bloccava il sentiero della miniera? Immagino che allora non ci stiamo avvicinando al villaggio Vulcranite. No, perché siamo dentro il vulcano. Quindi capisci che magari la strada è quella diversa di quella che ci porta al villaggio, A volte, non lo so, non mi pare molto sveglio il mio amico. Po' tontarello. Ma siamo rientrati ora? E che siamo usciti a fare? Scusami. Vabbè, strade bloccate senza che ci provo. Lo vedo anche dalla minimappa. Intanto raccolgo un po' di funghi in giro perché... E evito gli scontri inutili. Voglio arrivare al fondo di questa questione. Dai! Certo che secondo me per farmare qui proprio è bella, Forse mi fa strano che sia così grande il posto perché abbiamo sempre visto valli enormi. E magari questo, dato che si sviluppa all'interno, mi sembra più grande. Invece no, è uguale agli altri forse. C'è qualcuno laggiù. Petiti gagua galoppanti. Da dove vieni ti vuoi due? Violetta aveva ragione. Tu e il dottore siete arroccati qua dentro. Cosa cercate di fare, mia ostri, stavolta? Nulla di buono, scommetto. Niente, siete fantesi. Non stiamo pianificando nulla di malvagio, giuro. Guardatemi negli occhi. Sono forse quelli di un bugiardo? No, sono onestissimo. Chissà perché, ma non mi convinci. Ma cosa c'è da? Vado adesso, ciao! Per tutti dei video! Ehi, torna qui! Forza, zampe e spalla, socio, non farlo scappare. Non posso anche volendo. Nelle miniere ti imbatti nell'apprendista dottor Manelgar. Il capitano Violet ha detto che il rifugio del dottore dovrebbe trovarsi qua giù. Forza, rincorri l'apprendista.
Ma lui è tipo lassù, che faccio? Saltiamo Yankut-Ku? Possiamo saltare? No, che non possiamo. Non c'è proprio modo. Perché lo Yankut-Ku senza la pedana per saltare non salta. Dunque, devo andare a di là. Ma di qua che c'è? La strada chiusa. È solo un nemico. Ah, andiamo. Un po' mi dispiace che tutte quante le strade siano chiuse. Magari loro le mettono per fare ambiente, però poi è chiusa e non ci puoi andare. E allora, mettimici, che ne so, un tesoro, un oggetto che posso raccogliere, anche così, giusto per darmi il contentino, non me la chiudere proprio. Peccato che non posso muovere la telecamera, magari sarebbe stato bello vedere qualche scorcio mentre sei qui sopra. Ahoi. Ok, altro ascensore. Scendiamo sempre più nelle profondità. La questione dovrebbe piacermi, ma non mi piace affatto. Oh, pare sia cinchiasca della Gattopana. Controlliamo? Controlliamo sì, amico mio, perché mi sa che poi da qui in poi inizia il bello. Sì. A qua non ci posso andare proprio. Vediamo un po'. Che succede qui? Ti abbiamo acciuffato, Magnilgar! Non mi aspettavo che sareste arrivati tanto lontano, devo ammetterlo. Poveri illusi. Osate intromettermi nuovamente nella mia ricerca? Vedete, purtroppo siete al capolinea! Per voi è la fine! Le cose più importanti vanno ripetute due volte! Questa è l'ultima volta che vi azzardate a intralciarmi! Addio, Rider Impiccioni! Questa roccia è uguale a quella che blocca l'ingresso! È opera di Manelgar! Qualsiasi sia il motivo per cui ha preso la miniera, saranno guai per noi! Dovremmo fare qualcosa con questa roccia prima di poterlo fermare! Ah, giovane Ryder, stai bene! Eh? Come siete arrivati qui? Non so come, ma la roccia davanti all'ingresso è sparita all'improvviso! Mia, il dottore deve averla spostata qui! Il dottore? È criminale ricercato dagli scribi! L'abbiamo seguito fino alla miniera! Deve essere da qualche parte oltre questa roccia, ma non riusciamo a spostarla! Quel che vi serve è una botte esplosiva UG. Dovrebbe riuscire a sfondare la roccia. Per spararla serve una fiamma roccia. Sentito, socio, trova una fiamma roccia e boom! Via libera fino al Manergar. Se vai alla colonia dei Felin, potrai mettere le mani sulla fiamma roccia. Prendi il carrello della linea 1 dopo lo snodo ferroviario. Prima di salire sul carrello, però, usa lo scambio per arrivare a destinazione. Ho contrassegnato lo scambio sulla tua mappa. Noi prepareremo tutto mentre tu vai a prendere la fiamma roccia. Ah, vai allo snodo ferroviario prendendo il carrello sulla linea 3. Arriverai allo snodo ferroviario in men che non si dica. Ricorda di prendere il carrello della linea 1. Ok, ma non c'è scritto quale linea è. Se te lo scordi, dai un'occhiata alla mappa. Sì, non pensavo di poter fare altrimenti. Ad ogni modo, direi allora che per questo video è tutto. Nel prossimo, libereremo sicuramente il passaggio. Secondo me quello è un mostro, ma lo vedremo magari nel prossimo episodio. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, sui miei social se volete, e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!